Francesco Maria Richini è stato uno dei maggiori architetti del primo barocco in Italia, che ha portato questo nuovo stile da Roma a Milano, ma partendo da Corbetta. La città del Magentino, infatti, è ancora piena di segni del passaggio dell'artista che ne ha segnato la storia architettonica. Da Villa Frisiani Mereghetti alla villa che ospita il municipio, tutti i punti di riferimento di Corbetta hanno in comune il proprio passato con quello dell'architetto Francesco Maria Richini. Francesco Maria Richini è uno dei più importanti architetti del barocco lombardo. Siamo alla metà del 1600 e proprio qui a Corbetta ha regalato alcuni tra i monumenti più importanti da lui costruiti in provincia. È un architetto famoso a Milano, ma soprattutto qui a Corbetta ha lavorato a un grandioso progetto, quello del 1653, quello di Villa Frisiani Mereghetti Maggi, uno dei più importanti artisti nell'arte proprio dell'architettura del Seicento. Realizza all'interno di questo complesso già preesistente una rivoluzione completa di quella che è proprio la struttura, realizzando questo portico molto particolare, e soprattutto all'interno poi verrà omaggiato di un ritratto realizzato appunto da Stefano Danedi, detto il Montalto, affrescato all'interno dello studio, ed è uno degli unici ritratti esistenti appunto di questo grande maestro lombardo che ha realizzato questa splendida struttura, che appunto ancora oggi è una delle perle che vanno a confezionare questo splendido regalo delle ville di Corbetta. Tante opere che fanno del Richini uno dei personaggi più conosciuti e apprezzati da Corbetta e anche dai corbettesi. Ieri come oggi. Corbetta oggi Richini è conosciuto soprattutto per i progetti che ha lasciato, dicevamo, oltre a Villa Frisiani anche uno studio su quella che è appunto la chiesetta di Sant'Ambrogio. Il comune di Corbetta nel corso degli anni gli ha dedicato anche una via, quindi rimane nella memoria storica della popolazione molto significativo, soprattutto perché la sua presenza qui a Corbetta ha veramente portato quel tono di milanesità che proveniva appunto dalla capitale del Ducato di Milano fino fuori in provincia, quindi collaborando con la costruzione di grandiose monumenti che appunto hanno fatto la storia anche del nostro paese.